scorsa settimana su Pulsar. A passeggio sull'asteroide, nuovi dettagli sulla missione che accorcia la strada verso Marte. La maratona aliena di Hoppi, il rover NASA supera la distanza dei 42 km. Tamponamento celeste sotto il collo del Cigno, osservata la regione in cui nel 1670 si verificò un incidente ad alto potenziale energetico. Asteroide e Marte avanti tutta. Mercoledì scorso la NASA ha rivelato nuovi dettagli sulla missione dedicata alla cattura di un asteroide considerata dall'agenzia una tappa fondamentale nel viaggio verso il pianeta rosso. Si chiamerà ARM, che non a caso vuol dire braccio e sta per Asteroid Redirect Mission. Programmata per la metà del 2020, ARM sarà una missione robotica incaricata di agguantare un masso dalla superficie di un asteroide e di condurlo su un'orbita stabile attorno alla Luna per essere poi esplorato da una missione umana. Tre i candidati individuati finora dalla NASA, Itokawa, Bennu e 2028 e V5. L'agenzia prevede di selezionare due o tre nuovi obiettivi ogni anno fino all'annuncio, non prima del 2019, dell'oggetto Target. Una volta compiuto il rendezvous con l'asteroide prescelto, il veicolo spaziale dispiegherà il braccio robotico per prelevare un masso dalla sua superficie, dopodiché inizierà il suo viaggio verso la Luna. Tra le tecnologie che ARM testerà per i futuri viaggi spaziali c'è il SIP, il Solar Electric Propulsion, un sistema di propulsione in grado di trasformare la luce solare in energia elettrica e adatto a muovere carichi molto pesanti, sebbene più lento ma più economico degli attuali sistemi propulsivi. In futuro i veicoli equipaggiati con il SIP potrebbero essere utilizzati per posizionare navicelle o carichi in luoghi strategici per fare da supporto agli equipaggi in missione, oppure collocati attorno all'orbita lunare, funzionerebbero da tappa intermedia nel viaggio verso il pianeta rosso. ARM impiegherà circa 6 anni a condurre un pezzo di asteroide in orbita attorno alla Luna. Nel frattempo la NASA programma di inaugurare il nuovo Space Launch System, che a bordo della capsula Orion dovrà portare 2 astronauti a destinazione per una missione di 24-25 giorni. L'equipaggio, dotato di nuove tute progettate per le missioni nello spazio profondo, condurrà passeggiate spaziali all'esterno della capsula per studiare e raccogliere campioni di asteroide, i cui risultati dall'alto valore scientifico potrebbero fornire informazioni preziose anche alle società private interessate allo sfruttamento minerario di questi antichi corpi celesti. Opportunity taglia il traguardo. È sopravvissuto a tremende tempeste di sabbia, analizzato il conturbante cratere Victoria, scoperto il primo meteorite caduto su un altro mondo. Il longevo rover NASA, sbarcato su Marte nel 2004 assieme al suo gemello Spirit per studiare il suolo alieno, ha raggiunto un altro ambizioso obiettivo, quello di percorrere una maratona sul suolo extraterrestre. Il piccolo geologo Hoppi, infatti, ha macinato oltre 42,195 chilometri, chilometraggio equivalente a quello coperto da un atleta durante la sua performance campestre, che richiama alla memoria l'epica corsa di Filippide dal ponte di Maratona alla capitale greca Atene. L'aitante robottino americano ha fatto registrare il tempo record di 11 anni e 2 mesi e superato il collega russo Lunokhod 2, che di chilometri ne aveva percorsi solo 39. Ad oggi, dunque, Hoppi taglia idealmente il traguardo della sua maratona marziana e si conferma come lo sportivo più longevo e performante, almeno tra quelli di origine terrestre. Una nuova stella sotto il capo del Cigno. Così il padre della cartografia lunare Hevelius descrisse quel bagliore misterioso apparso nel cielo settentrionale, tra la costellazione del Cigno e quella della Volpetta, nel lontano 1670. L'evento, documentato anche dall'astronomo Cassini, fu osservato ad occhio nudo e identificato nell'esplosione di una nova, una detonazione di straordinaria portata provocata dall'accumulo di idrogeno sulla superficie di una nana bianca. Ma l'oggetto celeste, oggi battezzato Nova Vulpecole 1670, non aderiva ai modelli di comportamento di una nova e la sua natura è stata per 340 anni un enigma. Grazie alle osservazioni condotte con un tris di telescopi,
Apex dell'ESO, lo SMA dell'Università di Harvard e il radiotelescopio di Effelsberg, gli scienziati hanno analizzato l'area alle lunghezze d'onda submillimetriche e radio, scoprendo che i residui di quella potente detonazione che aveva affascinato Cassini e Hevelius sono immersi in un gas freddo dalla composizione chimica insolita per una nova. Ma se non una nova, cos'era? Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature, il bagliore descritto nei resoconti storici degli astronomi europei del XVII secolo sarebbe un transiente rosso, un oggetto frutto della collisione tra due stelle. Il tamponamento celeste, un fenomeno raro ad alto potenziale energetico, avrebbe dato il là ad una fuoriuscita di materiale dall'interno dei due astri, di cui sarebbe rimasta solo una debolissima traccia in un ambiente ricco di molecole e polveri.